dati dalla professoressa Peluso, un nutrito gruppo siracusano è venuto a visitare Villa Manganelli Biscari per i suoi particolari contenuti botanici e per le raccolte museali sparse non solo all'aperto ma anche all'interno del palazzo. La visita mi ha dato la possibilità di rivedere vecchi amici coi quali avevo in passato vissuto momenti non solo della mia giovinezza ma delle mie professionalità. Infatti avevo conosciuto molte persone di Siracusa in quanto io mi trovavo in qualità di consigliere censore della Banca d'Italia nella sede di Catania e lì ho avuto la possibilità di incontrare tante persone che sono convenute proprio quel giorno del 22 di domenica scorsa e quindi è stato per me un piacere averli incontrati e rivisti. Ma vorrei anche aggiungere un'altra cosa, poiché tutti hanno avuto la possibilità di visitare non solo il giardino storico, ma anche qualche dipendenza e il palazzo, in una maniera che forse erano più le immagini confuse che le immagini che potevano essere memorizzate nella loro memoria. Quindi ho ritenuto opportuno ripercorrere in maniera, diciamo, singolare i percorsi che questi miei amici hanno fatto e quindi si vedranno le sale delle dipendenze e si vedranno anche gli ambienti del palazzo. Io spero che questo possa essere utile perché ognuno di loro possa discriminare le proprie memorie e ricordarsi qualcosa che li ha colpiti. Grazie. Mi ha dato anche la possibilità di poter conoscere l'onorevole senatore Giuseppe Locurzio, una persona squisitamente disponibile perché
possa dare anche un impulso alla conoscenza di questa villa. Ringrazio dell'ascolto e spero di poter rivedere tutti questi miei vecchi amici.